Mister, quello di oggi è solo l'evento finale di un progetto molto più ampio. Cosa avete organizzato e come si è sviluppato? Il progetto è partito dal mese di gennaio del 2023 e si è concluso a novembre. Ha visto coinvolti 50 ragazzi, una cinquantina di ragazzi, che sono stati impegnati in attività sportive, calcistiche ovviamente, e attività culturali. Cioè in pratica sono stati nel centro storico a visitare le parti più belle di Foggia, a fare dei tanti giochi tradizionali come la corsa dei sacchi, il tiro della fune, eccetera. Quindi abbiamo abbinato sport, cultura e attività sportive. Lei ormai sono tantissimi anni che lavora in quest'ambito, ecco, è cambiato nel tempo il suo mestiere? La mia attività non è cambiata, sono cambiati purtroppo i giovani. Molti di loro purtroppo già 6 anni non sanno camminare, non sanno correre, non sanno fare una capriola, quindi la nostra attività diventa ancora più impegnativa perché bisogna veramente partire dalle basi. In quanto i ragazzi oggi vivono una vita praticamente a casa, davanti alla televisione, al computer o al cellulare. E non vivono nei parchi, non vivono fuori, quindi non sviluppano naturalmente quelle capacità motorie che con un tempo si sviluppavano per la strada. Coordinatore, quali sono gli interventi, sia a livello strutturale ma anche a livello tecnico, che si possono apportare per migliorare, il gioco, lo sport a questi livelli? Sport e Salute è una società del Ministero dell'Economia, è nata 3 anni fa. Si occupa di sport sociale, sport corretti, stile di vita, sport di base e sport per i disabili e sport nelle scuole. Sport e Salute sta investendo parecchi soldi su tanti progetti. Basta ricordare che a Foggia ultimamente abbiamo assegnato due progetti di quartieri ad alto rischio, uno a Manfredonia e uno a San Severo. Abbiamo inaugurato la settimana scorsa due progetti di inclusione nella città di Lucera. Stiamo concludendo quattro progetti di inclusione su Foggia, di cui oggi sono qua ospite della società del presidente Vaccariello, che è veramente una persona che si dedica allo sport a 360 gradi. Non pensavo che fosse l'impianto così, vedo un'integrazione di extracomunitari e italiani e questo è quello che ci fa piacere. Questo è Sport e Salute. Io dico sempre, Sport e Salute porta soldi nei comuni, non che chiede soldi ai comuni.